splendidi esemplari di cani, quelli che si sono potuti ammirare domenica scorsa alla palestra Mecenate di Arezzo in occasione di un'esposizione nazionale del Club Italiano Cani di Razza. Un evento aperto a tutti in cui è stato possibile effettuare anche il riconoscimento della razza. L'esposizione ha avuto il supporto anche di Arezzo TV e la presenza di giudici esperti internazionali. Ci siamo organizzati per offrire al meglio quello che è il circuito CBD, che vogliamo ricordare, è riconosciuto in tutto il mondo e un progetto di per sé, appoggiato insieme al WDF, World Dog Federation, che è un progetto mondiale al quale tutti possono partecipare, quindi invitiamo tutti gli allevatori e i privati a prendere informazioni sul nostro sito, che è www.icbd.it. I cani selezionati sono stati i protagonisti del Best in Show, a cui è seguita una ricchissima premiazione. Parliamo di valutazione cinognostica all'interno del ring, quello che teoricamente si dovrebbe fare è prendere lo standard, addossarlo sul soggetto che si tiene davanti e cercare di trarne un attimino quelli che sono gli aspetti migliori. C'è anche qualche collega che magari va in cerca del difetto. Questo a mio parere è un errore gravissimo, perché andare in cerca del difetto è facilissimo, ma cercare il pregio nel cane per la riproduzione, questo è ancora più difficile. E oggi in Italia contiamo le 30.000 unità, quindi siamo dislocati su varie regioni con le nostre delegazioni. E qui in Toscana stiamo cominciando adesso a farci conoscere, quindi speriamo che le persone vengano ai nostri eventi per conoscerci e per capire cosa facciamo. Poi in seguito sicuramente anche qui in Toscana creeremo un bel bacino d'utenza.